Una volta deposto il corpo nella bara, lo portammo al suo riposo. La cripta in cui lo collocammo era piccola, umida e priva di aperture che consentissero l'ingresso della luce. Deponemmo il funebre carico su due tripodi collocati in questo luogo dell'orrore e scostammo parzialmente il coperchio non ancora inchiodato. Scrutai allora il volto del defunto. La malattia che l'aveva portato alla tomba nel fiore di una giovinezza appena matura aveva lasciato sul volto la beffa di un rossore appena percettibile e quel misterioso sorriso sulle labbra che è così terribile nella morte. Riabbassammo il coperchio e lo bloccammo inchiodandolo. Con la mente ti rivedo ancora. La tua figura si è di nuovo presentata a me, non come tu sei ora, in quella vallata di tenebre, ma come dovresti essere. Dal futuro una voce grida «Avanti!», ma è sul passato che la mia anima resta sospesa, muta, immobile, atterrita.
Ora tutte le mie ore sono rapimenti e tutti i miei sogni notturni sono dove il tuo oscuro occhio brilla e dove risplende la tua orma. Aspettami là, non mancherò di raggiungerti in quella valle cupa. Essere sepolti vivi è senza dubbio il più terribile tra gli orrori estremi che siano mai toccati in sorte ai semplici mortali. Tumulato nella tomba di famiglia, era tornato in vita 2 giorni dopo dal seppellimento. Nessuno sospettò, né ebbe motivo di sospettare che non fosse realmente morto. Presentava le normali caratteristiche della morte. Gli sforzi compiuti dibattendosi dentro la bara avevano fatto sì che questa cadesse sul pavimento, rompendosi e consentendogli di uscirne. Sul più alto dei gradini che conducevano nella camera mortuaria era un grosso frammento della bara con cui sembra avesse cercato di attirare l'attenzione battendolo contro la porta di ferro. Nel far questo, probabilmente svenne o forse morì di puro e semplice terrore. E imputridì. Thank you.